C'è un filo rosso più o meno invisibile a collegare tagli boschivi, centrali a biomasse, incendi dolosi appiccati con inneschi ad orologeria. Un filo che però conduce sempre verso la direzione di Calabria Verde. L'operazione sblocca tagli condotta dalla procura di Castrovillari, culminata con gli arresti domiciliari inflitti ad Antonella Caruso e Salvatore Procopio, non è altro che uno degli ultimi sviluppi di una serie di indagini approfondite che ruotano attorno alla cosiddetta filiera del legno, gestita dall'ex azienda forestale, messa in liquidazione nel 2013. E certo non a caso affidata alle cure di un generale dei carabinieri, l'ex comandante della Legione Calabria Aloisio Marigiò, collocato da Mario Oliverio ai vertici dell'ente in house con le funzioni di commissario. Ci presentiamo alla cittadinanza 14 nuovi autobus per una spesa totale di 3 milioni e 200 mila euro su un asse che prevede in totale 8 milioni di euro di spesa e quindi la possibilità di acquistare ulteriori 25 nuovi autobus. Un totale quindi di quasi 40 autobus che andranno a rinnovare e aumentare la flotta ATAM. Un risultato straordinario quello ottenuto se si pensa che l'ATAM fino a qualche anno fa era sull'orlo del fallimento, scongiurato soltanto in extremis e grazie anche ai sacrifici dei dipendenti che hanno accettato corpose riduzioni dei propri stipendi. Una raccolta firme per chiedere le dimissioni del direttore generale dell'ASP di Reggio, Giacomino Brancati. La FSI alza la voce, dice basta al caos che regna all'ospedale di Locri e in tutta l'azienda sanitaria reggina. Stamane davanti all'ingresso principale del nosocomio locrese, un presidio organizzato dalla segreteria territoriale in difesa del diritto alla salute. Un direttore di un'azienda che rifiuta il confronto con le parti sociali, con il comitato dei sindaci, per al fine di decidere, prendere soluzioni concrete nei confronti di un ospedale.